Insieme alla nuova Hyundai Ioniq 5 è forse l'auto elettrica più attesa del 2021. La nuova Kia EV6 promette tanta autonomia e prestazioni davvero inedite per una Kia. Ve la racconto in questa anteprima, ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Showcar e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri nuovi contenuti. Silhouette da coupé e assetto leggermente rialzato, una ricetta vincente che Kia EV6 abbraccia approfittando del recente cambio d'immagine del brand. EV6 è infatti il primo modello in Europa ad adottare il nuovo logo Kia e il primo modello in assoluto ad incarnare la nuova filosofia stilistica del marchio, denominata Opposites United. Il nuovo corso stilistico prevede superfici morbide ma tese e dettagli futuristici, quali i fanali che abbracciano il volume posteriore e i proiettori anteriori che sottendono una calandra molto sottile. Dal Tiger Nose si passa infatti alla Digital Tiger Face, evoluzione in chiave elettrica della classica mascherina Kia. Gli interni di Kia EV6 riprendono lo stile minimal degli esterni con una plancia quasi totalmente digitalizzata. I comandi del clima, per esempio, appaiono in un piccolo display a sfioramento nella parte centrale della console e possono essere alternati ad altre funzioni. Tutto nuovo è anche il volante a due razze che sulla versione GT integra un pulsante per richiamare immediatamente le modalità di guida. Un unico pannello curvo integra la strumentazione e il display touch centrale, entrambi da 12 pollici. L'infotainment lo conosciamo già e l'UVO Connect Phase 2, dotato anche di aggiornamenti OTA. Tra le tante tecnologie menzioniamo l'innovativo head-up display con realtà aumentata, il sound artificiale specifico, la guida autonoma di livello 2 avanzata e il parcheggio anche da remoto. Kia EV6 si inserisce nel segmento di crossover con una lunghezza di 4,68 m, una larghezza di 1,88 m, un'altezza di 1,55 m e un passo di 2,90 m. I bagagliai sono due, quello posteriore misura 520 litri oppure 1300 abbattendo gli schienali, mentre il piccolo pozzetto sotto il cofano anteriore è pari a 52 litri per le versioni a trazione posteriore e 20 litri per quelle integrali. La nuova architettura EGMP, la stessa di Hyundai Ioniq 5, è pensata appositamente per i veicoli elettrici e dunque è caratterizzata da un intelligente sfruttamento degli spazi interni in rapporto alle dimensioni esterne. Il pavimento è piatto e davanti alle gambe dei passeggeri anteriori c'è spazio per un enorme vano portaoggetti sormontato dalla console sospesa. L'impianto di climatizzazione è spostato infatti sotto il cofano anteriore. Grande attenzione ai materiali sostenibili, dalla pelle vegana alla plastica equivalente a 100 bottiglie di PET riciclato. Tra le peculiarità della nuova piattaforma ci sono delle specifiche tecniche da primato nel segmento generalista. Tra queste l'impianto elettrico a 400 oppure 800 volt, che permetterà di ricaricare in pochi minuti. Solo 18 minuti dal 10 all'80% o 4 minuti e mezzo per 100 km di autonomia. Non solo. Grazie alla funzione Vehicle to Load è possibile ricaricare tramite un adattatore altri dispositivi elettrici, un'abitazione o addirittura un'altra auto ad una potenza massima di 3,6 kW. Diverse le opzioni per quanto riguarda i motori e i pacchi batterie. Di base si ha la trazione posteriore con un solo motore installato sotto il pianale di carico, ma la versione GT porterà in dote due motori, trazione integrale e una potenza massima di 430 kW, ovvero 584 cavalli, una coppia di 605 Nm, un'accelerazione 0-100 in 3,5 secondi e una velocità massima di 260 km/h. Due le batterie, con la long range da 77,4 kWh e trazione posteriore, si possono percorrere fino a 510 km nel ciclo WLTP, un po' meno con la standard range da 58 kWh. Presente un raffinato sistema di gestione termico del pacco batterie a liquido, la pompa di calore e il recupero dell'energia cinetica controllabile manualmente con i paddle al volante, con ben 6 livelli di intensità, oppure in automatico sfruttando il radar anteriore e le mappe del navigatore. Kia EV6 sarà disponibile in tre diversi allestimenti: EV6, quello standard, quello con il look più vicino a quello di un crossover, EV6 GT Line, con un look più sportiveggiante, e poi EV6 GT, quella con il look sportivo ma anche il doppio motore e le massime prestazioni. Per tutti i dettagli vi rimando come sempre all'articolo completo che trovate su showcarnews.it, il nostro nuovo sito. Non dimenticatevi, se non l'avete ancora fatto, di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e TikTok e di iscriverci se volete tramite numero SMS o WhatsApp per qualsiasi domanda o curiosità. Noi ci vediamo al prossimo video.